Buonasera a tutti, eccoci un brevissimo video su come costruire delle stringhe usando il template literals. Tutte quelle stringhe, diciamo, delimitate da quel carattere speciale che è il backtick, questo apostrofo orientato verso sinistra. È un carattere speciale non previsto nella tastiera italiana Windows e quindi per poterlo digitare o se avete il tastierino numerico potete sfruttare questa combinazione di tasti, Alt più 96, oppure se non avete il tastierino numerico come la sottoscritta, vi copiate questo carattere e lo utilizzate copia e incolla tutte le volte, lo cercate in Google, oppure ancora ci sono delle possibilità di andare a installare delle versioni di tastiera italiana che comprendono Symlinux, ecco, Linux-like. Anche caratteri speciali come la tilde e il backtick, cosa che io però ho deciso di non fare in questo contesto, ecco. Allora, vediamo invece come poterlo utilizzare e i vantaggi che ci porta questo template. Anzitutto facciamo un esempio, supponiamo di avere delle variabili, di voler concatenare queste variabili in una stringa per mandare in output un certo messaggio, quindi ci costruiamo una prima variabile name uguale Paola e poi una seconda variabile let city uguale ad esempio Brescia e aggiungiamo, facciamo un'altra variabile ancora, let age uguale 34. Vogliamo costruire una stringa e mandare in output una stringa, quindi console.log in cui vogliamo dire ciao Paola, benvenuta a Brescia, lo so che hai 34 anni. Una cosa molto semplice, quindi ciao più name più benvenuta a concateniamo più city, questo scusate, city più sappiamo che hai ben spazio più anni. Perfetto, mandiamo in esecuzione, quindi vedete, ciao Paola, benvenuta a Brescia. Sappiamo che hai ben 34 anni. Però la costruzione di questa stringa è stata abbastanza, per quanto sia semplice, un pochettino complicata. Ci cioè abbiamo dovuto andare a concatenare usando l'operatore di più e poi costruirci quale le substring, aggiungere gli spazi. Ecco. Sarebbe ovviamente molto più immediato se potessimo iniettare le variabili all'interno di una stringa e questo lo possiamo fare utilizzando il template literal. Quindi cosa potrei fare? Console.log. Ovviamente mi serve il carattere speciale, quindi la mia stringa deve aprirsi e chiudersi con il backtick e dopo vado a scrivere esattamente quello che voglio, andando ad iniettare all'interno della stringa le variabili. Quindi ciao. Per iniettare le variabili devo usare una sintassi particolare, quindi anteporre ogni variabile il simbolo di dollaro e racchiudere la variabile all'interno delle parentesi graffe. Quindi ciao name, benvenuta a dollaro parentesi city, punto, sappiamo che hai ben dollaro parentesi age anni. Punto esclamativo. Salviamo e vedete che otteniamo esattamente lo stesso output, ma è molto più semplice e soprattutto molto molto più leggibile. Ovviamente possiamo anche andare a effettuare delle operazioni matematiche all'interno di una stringa. Ad esempio, prendiamo due variabili, let num1 uguale a 10 e let num2 uguale a 20. Poi abbiamo let sum. Quindi vogliamo andare a costruirci una stringa che contenga esattamente il testo, la somma di num1 e num2 è num1 più num2. Quindi di nuovo il backtick, quindi vedete, copio, incollo, incollo, quindi apro e chiudo e scrivo direttamente la somma di. Adesso devo iniettare la prima variabile che è num1. Quindi dollaro, apro e chiudo, num1 e la seconda variabile, quindi dollaro, num2 è
dollaro, state attenti qua, apro e chiudo le parentesi graffe, all'interno delle parentesi graffe eseguo la mia operazione, quindi num1 più num2. E qua possiamo mettere il punto finale, console.log di sum, insomma, salviamo a somma di 10, 20 e 30. Quindi vedete, abbiamo potuto effettuare delle operazioni. Un altro utilizzo del backtick è quello di scrivere delle stringhe su più righe, senza utilizzare però il carattere di escape backslash n. Facciamo un esempio, chiamiamo questa variabile multiline, e se volessi scrivere una stringa su più righe, cosa dovrei fare? Dovrei fare ciao, andiamo a capo, mi chiamo Paola. E poi facciamo ovviamente un console.log, console.log di multiline. Salvo. E vedete, ciao, mi chiamo Paola. Oltretutto qua c'è uno spazio di troppo. Ciao, mi chiamo Paola. Usando il backtick la cosa diventa molto più semplice. Multiline uguale backtick, quindi copio. Incollo e incollo, ciao, vado a capo, chiamo Paola. Vedete, ho visualizzato, ciao, mi chiamo Paola, seguendo esattamente quello che è il modo in cui sono andata a costruirmi la mia stringa. Col backtick, se vado a capo all'interno della stringa, vado a capo anche nell'output. Questo è stato un video abbastanza breve, in realtà il template literal può essere utilizzato anche in maniera più avanzata. Vi condividerò un link con una delle risorse fondamentali, principali, che vi invito sempre ad andare a consultare, che è l'MDN Web Docs, in cui vedrete appunto, oltre alla sintassi del template literals, alcuni utilizzi anche più avanzati rispetto a quelli che abbiamo descritto in questo brevissimo video. Grazie per l'attenzione e al prossimo video, alla prossima pillola di JavaScript.